saluto particolare a Umberto Silvestri perché è vero, abbiamo condiviso alcune esperienze insieme quando ero presidente della federazione. Un saluto particolare a Claudio Barba, con un pizzico di nostalgia, lui viene dalla giunta CONI, io sono stato membro di giunta per lunghi anni e quindi la nostalgia di quell'atmosfera, di essere stati insieme ad altri colleghi al vertice dello sport italiano. Poche parole, non ho bisogno credo di dire di tanto del CIRM, è vero, è stato fondato il 18 febbraio del 1948 da cinque paesi che ebbero un'idea, per così dire, geniale, utilizzare lo sport per riunire non solo i giovani atleti, non solo gli universitari, ma addirittura i soldati. E questa spregiudicatezza venne peraltro trasferita nel primo articolo dello statuto del CISM, che dice che l'obiettivo dell'organizzazione è quella di utilizzare lo sport per promuovere l'amicizia, ecco il motto, amicizia attraverso lo sport, la comprensione reciproca e la pace universale. Allora, pochi sanno che le organizzazioni militari nel 1948, reduci purtroppo dai disastri della Seconda Guerra Mondiale, ebbero il coraggio di evocare un organismo che fosse capace di utilizzare lo sport per promuovere la pace universale attraverso le forze armate. Lo sanno in pochi, però è giusto che si sappia, perché spesso invece i militari vengono visti come i facitori delle guerre. In realtà sono quelli che le combattono le guerre, ma non sono quelli che poi le dichiarano. Allora, perché il Day Run? Al momento in cui abbiamo celebrato i 50 anni, nel 98, sono stato fortunato perché io sono stato eletto esattamente nel 98, sono da 10 anni presidente. Abbiamo cercato di trarre tutti insieme un po' la lezione dei primi 50 anni di vita. La prima era, funziona, se allora era una sorta di utopia che lo sport fosse capace di, adesso la realtà dopo 50 anni ci dice che il meccanismo funziona. Due, c'era un organismo parallelo che si chiamava SKDA, che raggruppava tutti i paesi dell'area sovietica. Il muro di Berlino è crollato, il patto di Varsavia si è sciolto, tutti quei paesi sono entrati a far parte del CISM, che a partire dagli anni 90 è diventato l'unico organismo internazionale sportivo militare che rappresenta tutte le forze armate del mondo. Quindi dobbiamo fare qualcosa. Abbiamo lanciato qui a Roma i giochi mondiali militari, invenzione del 29 di settembre del 93, ieri abbiamo in qualche modo ricordato, sono passati 15 anni, grazie a Mario Pescante, presidente del CONI dell'epoca, abbiamo lanciato la prima edizione, settembre 95, primi giochi mondiali militari. Dobbiamo rafforzare il messaggio che lo sport agonistico può lanciare, ma non solo, dobbiamo toccare alcuni altri aspetti per valorizzare al meglio le potenzialità che lo sport in genere, lo sport militare ha. Il primo era le azioni umanitarie, di assistenza tecnica, di solidarietà. Grazie a queste azioni nel 2007 le Nazioni Unite hanno deciso di riconoscere ufficialmente il Consiglio Internazionale dello Sport Militare. È una personale fierezza, ero nella sala dell'Assemblea Generale il 22 gennaio del 2007 quando all'unanimità questa decisione da parte delle Nazioni Unite è stata assunta. Il secondo aspetto è lo sport per coloro che non sono tanto fortunati e tanto bravi da essere atleti militari. Lo sport per tutti. Esiste già un progetto che è del Comitato Olimpico Internazionale. Io peraltro sono componente della commissione del CIO che si occupa dello sport per tutti e dunque ho avuto vita facile. Ho mutuato una serie di idee che loro avevano e l'ho applicata ad un mondo un po' più complesso. Quello dei circa 20 milioni di soldati che fanno parte delle forze armate dei nostri paesi membri. Sono 131 i paesi membri e è stato facile calcolare quanti sono i soldati che appartengono alle forze armate di questi paesi. La sola Cina, mi diceva il ministro della difesa cinese mentre ero a Pechino, ha 2 milioni e 450 mila soldati, solo la Cina, ed è un esempio. Allora l'idea è quella di dire perché non far scoprire il doppio valore che lo sport ha
non più solo agli atleti militari, ma a tutti. E lì abbiamo lanciato questa iniziativa. Per il momento hanno aderito 47 paesi, che sono già tantissimi. Ho visto quello che era accaduto nel CIO, i primi anni non più di una decina di paesi aveva aderito, noi siamo già a 47. Quindi do per scontato che nel giro di qualche anno riusciremo davvero a raggiungere tutti i paesi membri, e chissà se un giorno davvero non riusciamo a coinvolgere i famosi 20 milioni di soldati. Per parlare di sport come salute, di sport come stile di vita, ma anche di sport come messaggio di pace. Concludo dicendo che una delle caratteristiche che ho voluto attribuire alla mia presidenza del CISM è stato quello di integrare l'attività sportiva militare con l'attività civile. In questo senso ho messo a frutto la mia pregressa esperienza, che non era quella di un dirigente militare, ma di un dirigente civile, di incoraggiare in tutti i modi il connubio tra eventi civili, diciamo così, ed eventi militari. Avremo fra pochi giorni un esempio a Carpi, quando domenica 12 ottobre, in occasione della celebrazione dei 100 anni di Dorando Pietri e in occasione della maratona di Carpi, che toccherà Maranello e via dicendo, quell'evento sarà anche campionato mondiale militare di maratona. Quindi tutti i paesi membri sono stati invitati a partecipare a Carpi, alla maratona di Carpi. È un esempio di che cosa intendiamo noi per simbiosi, sinergia tra lo sport civile, diciamo così, e lo sport militare. Qui siamo in presenza di un esempio concreto, tra l'altro, come ha detto il comandante Accardi, basato su attività che sono molto affini alle attività militari. Ecco dunque la mia doppia soddisfazione: da italiano sono contento che l'Italia stia facendo qualcosa di significativo, da presidente del CISM mi fa piacere che questo avvenga insieme ad un'organizzazione già molto collaudata e già molto valida di un'attività come questa. Tantissimi auguri davvero da parte del CISM e da parte mia.